Dopo una piccola pausa, eccomi tornato con nuovi acquisti creativi. Mi è arrivato qualche pacchettino da AliExpress più alcuni acquisti che ho fatto dal mio fornitore, quindi ve li mostro subito. Allora, iniziamo subito con gli acquisti di AliExpress. Allora, ho preso questa sfera qui, che in teoria me lo aspettavo molto più piccola, invece è gigantesca. Questa si chiude così e poi si cola la resina, però è abbastanza grande, quindi vedo un po' cosa inventarmi. Magari o la vendo oppure mi invento qualcosa, non lo so. Poi ho preso queste tre sfere qui di queste tre dimensioni, dalla più piccola alla più grande. Questo è sempre da fare con appunto la resina. E poi altro stampo è questo qui, che si vede benissimo anche così, e sono queste formine qui, e queste non vedo l'ora di usarle con i fiori secchi e sperimentare. Altri acquisti da AliExpress. Allora, ho preso questi Swarovski qui, che naturalmente non sono Swarovski originali, ma fanno una luce stupenda, li adoro. Quindi di queste farò sicuramente delle collane, forse anche degli orecchini. Presi sui 2 euro, quindi 2 euro e qualcosa, quindi come prezzo direi che è ottimo. E poi ho preso questi vassoietti qui, piattini, ve li mostro velocemente. E questa è intenzione di farsi o delle calamite oppure delle collane, ancora non so, sono varie. Vi mostro velocemente. Abbiamo questi due piattini, questi altri due. Comunque le forme più o meno sono queste, e sono diverse dimensioni. Quest'altro qui, in teoria ce n'era un altro, solo che mi è finito a terra perché la busina era aperta e il mio cane se l'è mangiato, quindi non so come era fatto. E va bene, adesso li rimetto un attimo a posto. Adesso vi mostro gli acquisti che ho fatto dal mio fornitore. Allora, ho preso questi due ciondolini qui, che sono dei cabochon in vetro, e rappresentano appunto l'Etna, quindi la Sicilia. Questi volevo farci degli orecchini abbinati a dei cabos, no, a dei cammei, sono questi qui. Quindi questo andrà qui sopra, qui metterò una pietra e qui la monachella. Non so, magari a qualcuno piacciono. Queste due basi in legno, l'altra è uguale, che rappresentano sempre la Sicilia. Queste decorazioni in resina, questi cammei qui con delle farfalle, qui naturalmente farò il buco, diventeranno orecchini. Poi questa testa di moro qui, che avevo già venduto e quindi ho ricomprato. La colla B6000. Ne parlano tutti benissimo, quindi per 2 euro la voglio provare anch'io. Altre decorazioni in resina, questo uguale a questi qui grigi. Queste pietre qui bellissime, queste le ho prese a 6 euro. Sta scritto 12, ma comunque 6. E poi questi ciondolini qui, cioè queste sono queste pietre con la testa di Buddha. So che al momento vanno tantissimo, quindi ho intenzione di farci sia degli orecchini che del bracciale, delle collane. Ed infine, per questo sacchetto, quest'altro cameo qui. Altro sacchetto, allora, ho preso, cioè questo l'ho fatto il mio fidanzato perché sinceramente non li avrei presi. Queste stelle marine qui in legno con raffigurato, cioè tipo il pesciolino, il corallo. Cioè io sinceramente non li avrei presi, però magari a qualcuno piacciono e quindi ci farò degli orecchini. Questo ciondolo qui, una volta l'avevo
comprato di un'altra forma e l'avevo venduto, ho fatto una collana e quindi ho preso quest'altra forma. Anche qui ci farò una collana. Queste due conchiglie qui, queste sono costate sì 2,40 euro. E anche questo ci farò degli orecchini molto probabilmente. Poi quest'altra stelle marine qui in resina, queste sono molto più carine. Queste decorazioni qui, questi fiorellini qui, questi 1 euro, e ci farò sempre degli orecchini. Stiamo finendo. Queste altre decorazioni qui sono due uguali. Questa era un po' indecisa perché sembra che sia cartone, quindi aspettate un attimo che li controllo insieme a voi. Ah, no, è tipo legno pressato, un legno molto sottile. Questi rappresentano sempre la Sicilia. Ci farò sempre degli orecchini. Infine ho preso delle pietre. Questa forma qui che è spettacolare, mi piace tantissimo. Questa è un'agata. E poi in offerta ad 1 euro ho preso questo filo di pietre qui viola. Naturalmente non poteva mancare viola. Queste qui, queste sono tutte pietre vere, erano in offerta ad 1 euro, quindi molto probabilmente andrò a prenderne altre, ne approfitto. Questi qui, queste angelite. Ed infine, oddio, scusate, ops. Ed infine la, queste qui in pietra lavica. E questi praticamente li utilizzerò sia per fare dei bracciali che delle collane. Questi sono tutti gli acquisti creativi per questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate. Non vedo l'ora di iniziare a creare. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!